Preferite guardare questa immagine oppure questa? Se la risposta è stata al volto, si conferma che i volti sono degli stimoli davvero speciali. Il cervello umano è molto abile a riconoscere le facce. Un adulto è in grado di distinguere migliaia di volti in una frazione di secondo. Riconoscere qualcuno è un'azione così spontanea che quasi non ce ne accorgiamo. Per diversi motivi i volti sono speciali. Noi nasciamo con una predilezione per i volti rispetto ad altri oggetti. I neonati, a pochi minuti dalla nascita, preferiscono guardare un volto rispetto ad un altro in cui occhi, naso e bocca sono disposti in modo diverso e preferiscono guardare una faccia stilizzata come questa rispetto a un'immagine con le stesse caratteristiche ma disposte in un altro ordine. Inoltre, i bambini di poche settimane sanno distinguere il volto della madre da quello di altre donne. Ma cosa vede un neonato? Vede i contrasti di luce e ombra che si creano a livello degli occhi, della bocca e dell'attaccatura dei capelli. Come vedete, lo sguardo di un neonato a un mese si sofferma sugli occhi e sul contorno del volto. Solo quando la vista sarà più sviluppata, i bambini inizieranno a riconoscere le facce in base alle caratteristiche più fini. È interessante che anche i neonati di scimmia mostrano una preferenza per le facce dei propri simili. Quindi sembra esserci un impulso innato che spinge i neonati dei primati, ovvero uomini e scimmie, a preferire i volti fin dalla nascita. A noi sembra scontato, ma è incredibile che riconosciamo le persone dai volti. Guardando la faccia di una persona, noi capiamo tante cose, non solo l'identità, ma anche l'emozione che un volto esprime, se gioia o rabbia. E capiamo l'età, il sesso, l'etnia, dove una persona guarda, ovvero dove pone l'attenzione. Quindi il riconoscimento dei volti è utile, ha dei chiari vantaggi evolutivi. Perché dai volti noi capiamo come comportarci con gli altri e come reagire all'ambiente. Il nostro cervello ha delle aree dedicate al riconoscimento dei volti. In particolare, nel lobo temporale inferiore c'è un'area, il giro fusiforme, che si attiva soprattutto quando osserviamo dei volti. Un caso eccezionale è stato quello di un paziente epilettico al quale hanno impiantato degli elettrodi per localizzare l'area che generava le crisi. È capitato che due elettrodi fossero proprio nell'area delle facce. I medici hanno stimolato quest'area, il giro fusiforme, e hanno visto che la stimolazione generava disturbi nel riconoscimento delle facce. Il paziente riferiva che il volto della persona che aveva davanti sembrava trasformarsi in qualcun altro, deformarsi, diventare irriconoscibile. Questo studio ha ulteriormente confermato che ci sono delle aree specializzate per le facce, che se vengono stimolate, interferiscono con la percezione dei volti. Esistono pazienti che a seguito di un danno alle aree temporali non riescono più a riconoscere i volti. Il disturbo viene chiamato prosopagnosia. Le persone che soffrono di prosopagnosia vedono bene, capiscono che si tratta di un volto, ma non sanno riconoscerlo, perché hanno perso la capacità di interpretare questi stimoli. È come leggere una scritta in cinese, si vede quello che c'è scritto, ma non si capisce cosa significhi. I pazienti prosopagnosici hanno difficoltà a riconoscere le facce di personaggi famosi, di amici, parenti e nei casi più gravi anche la propria immagine in fotografia. In questi casi il riconoscimento dei familiari avviene in base alla voce o alla fisionomia. Ora guardate le facce intorno a voi. Adesso sapete che quest'area qui lavora per riconoscerle.